Buonasera, sono il signor Cantastorie. Avremo appuntamento con il signor Di Romano. Buonasera a lei. Ma qui non c'è nessuno, il signor Di Romano. Ma è proprio sicuro, poi non c'è nessuno che venga da Romano. Ci deve essere un errore. Il signor Di Romano mi ha detto che non si sposta mai dal terzo piano. Ma al terzo piano non ci sono uffici. Ma come si chiama questo signor Di Romano? Ha un nome? Guerriero, se non ricordo male. Ah, allora lui non si sposta di sicuro. Prego, deve prendere lo scalone sulla sua sinistra e poi dovrà sicuramente al salone del terzo piano. Tanti voi guardi, non si sposta mai. Bene, grazie. Eccovi qui. E dove vuoi che vada? Non ho più le gambe come le hai tu, signor Cantastorie. Su, non inizia a lamentarsi. Io sono un tipo positivo e passo subito al sodo. Ha scelto la storia? Non mi dica che non ne ha neanche una. Neanche una? Non mi prendere in giro. Non sai neanche da quanti anni mi trovo a Palazzo Ferretti. Ho solo l'imbarazzo della scelta. Quindi? Quindi ho scelto questa. Ogni volta che Sosipatro doveva recarsi ai magazzini, entrava sempre alla solita ora, non molto dopo il sorgere del sole, ma non sapeva mai a che ora sarebbe uscito. Il lavoro non mancava mai. Le navi attraccavano e salpavano da Ancona con grande continuità in questa stagione. Arrivavano sia dal sud, dalla Grecia e dalla Puglia, che da nord, dalla Venezia e dall'Istria, ma anche da est, direttamente dalla Dalmazia, attraversando il mare. Una folla di persone portava con sé le loro merci. Fermo qui, questo inizio è perfetto. Per chi la vuole finire di ascoltare, per chi vuole conoscere le storie degli archeologi del XXI secolo, l'appuntamento è con la presentazione del libro Archeostoria. Mercoledì 24 alle 21.30 sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Vi aspettiamo. Ma dove sei? Dove sono? Sulla terrazza, ovviamente. Si sta benissimo.